Funziona la cura Zauri con il Pescara che passa al Melani di Pistoia per 3-1, conquistando il secondo successo con il tecnico di Pescina in panchina. Vittoria che vale il quarto posto, ma anche la speranza della terza piazza e una bella iniezione di fiducia in vista dei playoff dopo l'ultima con l'Imolese. Delfino cinico e con un Ferrari che continua a dimostrarsi grande bomber. In terra toscana Pescara con il 4-3-3, assenti Zappella, Di Risio, Di Gennaro e Chiarella, arancioni di Alessandrini in campo con gli ex Bocic e Di Massimo in attacco. Nella tiepida serata toscana si parte a buoni ritmi con al primo il cross di Martina con Di Massimo e Bocic che in area arrivano in ritardo all'appuntamento con il pallone. Al 12esimo occasione potenziale per il Delfino, ma Clemenza dal limite manda il pallone in curva. Al 13esimo risposta arancione con la punizione di Di Massimo parata da Sorrentino. Al 16esimo punizione ancora di Di Massimo e palla che buca la barriera e finisce in rete con il fischio dell'arbitro che però aveva ravvisato un'azione fallosa in area di rigore di un giocatore arancione. Gol annullato e punteggio che resta sullo 0-0. I padroni di casa al 18esimo chiedono un rigore dopo un contatto in area del Pescara fra Drudi e Bocic con Arace di Lugo di Romagna che lascia proseguire con i due ex compagni che non se le mandano a dire. Gara molto nervosa con attacchi dall'una e dall'altra parte e con i biancazzurri che al 21esimo trovano l'1-0 con un eurogol di Dursig dai 30 metri mette la palla all'incrocio dove Seculin non può arrivare. Cinica la squadra di Zauri che alla prima conclusione vera in porta trova il colpo grosso per l'esultanza dei tifosi pescaresi presenti nel settore ospiti, festeggiato dai compagni l'ex barese rinvigorito dalla cura Zauri. Il tecnico della Pistoiese dall'altra parte contesta le decisioni del fischietto romagnolo e viene ammonito dal direttore di gara. Alla mezz'ora Di Massimo, molto dinamico, ci prova dal limite e sfiora il palo con una conclusione che fa correre i brividi a Sorrentino. Al 37esimo Bocic pericoloso in area abruzzese con la palla però calciata male fra le braccia di Sorrentino che però poi al 38esimo non può nulla su Moretti che tocca la palla per ultimo con la sfera che finisce alle spalle dell'estremo abruzzese. Parità al Melani con la gara vibrante e al 41esimo il tiro a fil di traversa di Pontisso. Al 44esimo però il Pescara fa di nuovo male alla squadra di casa con il cross di Clemenza e l'incornata vincente di Ferrari che a due passi dalla linea di porta fa 2-1 segnando la 17esima rete stagionale. Gol dell'ex per l'attaccante pescarese, anche lui festeggiato dai compagni. Nella ripresa in campo per il Pescara Ceglianes al posto di Erardi, anche ammonito, è proprio l'ex avellinese su cross di Clemenza sul filo del fuorigioco, poco dopo segna il gol del 3-1. Prima rete in stagione per il difensore pescarese con il Delfino che ora vede il match più in discesa. Nella Pistoiese Alessandrini manda in campo l'ex teramano Pinzauti per Mezzoni con gli arancioni ora a trazione anteriore e con il 4-3-3 che però non regala problemi al Pescara che porta in porto la gara con grande tranquillità. Arriva la vittoria dopo 3 minuti di recupero e fra 9 giorni nell'ultimo atto della stagione regolare all'Adriatico ci sarà l'Imolese sperando ancora di acciuffare il terzo posto prima di tuffarsi nei playoff.